Ogni volta che ti chiedono di fornire i tuoi dati in un negozio, al supermercato, in palestra o in generale per qualsiasi servizio tu stia richiedendo, ti sottopongono la famigerata informativa privacy, ritenuta dai più una formalità del tutto inutile. Se ti stai chiedendo a cosa serva l'informativa sulla privacy, questo video fa il caso tuo. La privacy, all'italiana diritto alla riservatezza, è stata introdotta nel nostro paese con il decreto legislativo numero 196 del 2003. Questo decreto è stato poi modificato dal regolamento dell'Unione Europea numero 679 del 2016, attuato in Italia a partire dal 25 maggio del 2018. Il decreto legislativo prima e il regolamento poi hanno nella sostanza un obiettivo comune: tutelare l'utilizzo e la diffusione dei nostri dati sensibili e stabilire le sanzioni in caso di violazione. Le definizioni più sentite in materia di privacy sono sicuramente interessato, titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Vediamole più nel dettaglio. L'interessato è la persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, tramite i dati personali. Il titolare del trattamento è colui che ha il potere di definire le modalità e le finalità del trattamento stesso. Il responsabile del trattamento è effettivamente chi tratta i dati personali forniti. Facciamo un esempio concreto. Hai compilato e sottoscritto l'informativa sulla privacy in un supermercato per ottenere la tessera punti. Da quel momento tu sei l'interessato. Il supermercato è il titolare del trattamento, che a propria volta nominerà uno o più responsabili del trattamento, cioè una o più società che andranno fisicamente ad inserire i dati da te forniti in un apposito database, in modo che possano arrivarti promozioni, sconti e quant'altro. Pensa ad esempio ad un particolare sconto il giorno del tuo compleanno. Con l'informativa, il titolare ti rende edotto delle modalità con cui andrà a trattare i tuoi dati. Un'informativa corretta deve contenere una serie di informazioni sancite dal regolamento dell'Unione Europea. La domanda che sicuramente tanti si pongono è: ci si può rifiutare di firmare l'informativa? La risposta è sicuramente sì. Tuttavia, se non firmi l'informativa, il titolare e il responsabile non potranno trattare i tuoi dati e pertanto tu non potrai usufruire del servizio che stai andando a richiedere, per esempio la tessera punti. Ricordati che tutti i titolari del trattamento potenzialmente potrebbero violare i tuoi dati sensibili, per esempio fornendoli a società di promozione. Il mio consiglio è quello di prenderti 2 minuti per leggere bene l'informativa. E laddove dovessi trovare la volontà del titolare di trasmettere i tuoi dati ad un ente promozionale, nega il consenso per tale aspetto. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale YouTube e segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito.